Portogallo ora è un ristorante, però prima soprattutto cos'è stato? Ma negli anni 20 Portogallo, all'inizio degli anni 20, era un ritrovo di una comunità che prendeva non solo la Valle Versa, ma quasi un po' tutto il bacino dell'Oltrepò occidentale. Ho ancora il ricordo tramandato dai figli di nonni e di genitori che venivano qua a ballare partendo da Bressana e da Pavia, facendo veramente delle traversate che sembrano giorni d'oggi incredibili, ma in bicicletta arrivavano a Santa Maria e poi attraverso, come si dicevano, arrivavano a Pratogaio, che era una balera. Era una balera il cui nome prende origine dalla maestra di Volpara che nel, penso, 24-25 ebbe questa bellissima intuizione di chiamare Pratogaio questo spazio all'aperto dove c'era il ballabile, come si diceva una volta, che era inizialmente in legno. Tra le viti dell'Oltrepò e sotto i Noccioli c'era il palco dei musicisti. Credo che siano nate intorno a Pratogaio tantissimi amori, storie e anche figli, io immagino. Per cui è un bellissimo ricordo che a qualcuno ancora ha, perché comunque Pratogaio è andato avanti come balera fino al 58, per cui ne è passata tanta di gente. Devo dire che noi abbiamo avuto la fortuna di, essendo molto amici, noi siamo, la mia famiglia è nata e cresciuta qui, in frazione Versa, per cui quando mio padre nel 70 decise di cambiare strada, lato della strada e dall'osteria, che era anche lì dall'890 aperta, decise di costruire questo ristorante davanti a Pratogaio, nel prato di Pratogaio, chiese il permesso ai proprietari di chiamarlo come il Ballabile, che nel frattempo, appunto, la 58 purtroppo chiuse, era rimasto chiuso. Però ci sono anche altre le tradizioni di quest'area dell'Oltrepò, ad esempio, cos'è il lancio Ah dell'uovo? no, questa è una cosa bella perché è legata comunque alla storia di prima. In frazione Versa, la prima domenica di Quaresima, in qualsiasi situazione, noi quando ogni tanto la dobbiamo rimandare per maltempo, mi ricordano i vecchi, dicevano anche quando c'era la Sicherai, anche durante la guerra si faceva la polenta, la frittura, il lancio dell'uovo, per dire che bisognava sfidare le intemperie. La prima di Quaresima, tutta la comunità, la frazione Versa, che ora è una piccola frazione, però ricordo che una volta qui c'erano probabilmente più di 100 persone, come tutte le frazioni dell'Oltrepò Pavese erano molto abitate, ora siamo molti in meno, si radunava all'aperto divertendosi innanzitutto, facendo la polenta, la frittura, il salamino e poi tanti giochi popolari. Io ricordo che nei racconti di mio padre i giochi erano anche abbastanza feroci, nel senso che oltre alla pentolaccia e poteva caderti addosso pece piume non coriandoli come potrebbe accadere ora, c'era il lancio dell'uovo che mi sembrava bello ripetere e questo per noi è diventato lo sport nazionale della frazione Versa. Siamo agonisti proprio assoluti, speriamo che il CIO ce l'accetti alle prossime Olimpiadi perché noi ci teniamo tantissimo. Ma come funziona il lancio È molto dell'uovo? semplice, basta essere in coppia, uno deve lanciare, l'altro deve prendere l'uovo, deve vincere chi arriva più lontano, senza romperlo. Ovviamente sono ammesse coltellate, sparatorie, ma non è ammessa la truffa, cioè l'uovo deve essere non sodo. Uno può vincere anche da morto se viene investito da un'auto perché la strada è aperta al pubblico, perché il gioco si svolge su una strada aperta al pubblico davanti al ristorante, bisogna essere bravo a prendere l'uovo e evitare le macchine. Specialmente, tutte e due le cose insieme sarebbe l'ideale.